Elettra Lamborghini, la decisione. Ecco perché non voglio dei figli. Elettra Lamborghini, l'eclettica artista bolognese e rampollo di una delle dinastie automobilistiche più prestigiose al mondo, ha recentemente celebrato il suo 30° compleanno. Questo traguardo, spesso fonte di ansia per molti, è stato invece accolto da Elettra con una serenità disarmante, come un naturale punto di svolta verso una nuova fase della sua esistenza. In un'intervista rivelatrice concessa a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Elettra ha offerto al pubblico uno sguardo inedito sulla sua vita privata, dipingendo un ritratto sorprendentemente maturo e riflessivo di se stessa. L'immagine della ragazza spensierata e provocatoria che ha conquistato le classifiche musicali lascia spazio a una donna consapevole, in pace con se stessa e proiettata verso il futuro. Al centro di questa nuova dimensione c'è il suo matrimonio con il DJ di fama internazionale Afrojack. Elettra parla della loro unione con un entusiasmo contagioso, descrivendo un rapporto basato su una sintonia quasi perfetta. Ogni anno che passa, confida, diventiamo più maturi e più felici insieme. La cantante rivela come abbiano trovato un equilibrio invidiabile, caratterizzato dall'assenza di litigi e da una fiducia reciproca incrollabile. Particolarmente toccante è la sua riflessione sulla gelosia, o meglio, sulla sua assenza. Elettra ammette candidamente di non provare alcun sentimento di possessività nei confronti del marito, nonostante l'ambiente in cui lavora sia pieno di potenziali tentazioni. Quando vado ai suoi show, racconta con un sorriso, vedo ballerine bellissime con corpi statuari, ma lui ha occhi solo per la sua console. Lo adoro come persona. Ma è sul tema della maternità che Elettra sorprende maggiormente, rivelando un lato di sé profondamente altruista e compassionevole. Nonostante non abbia problemi di fertilità e potrebbe tranquillamente avere figli naturalmente, la cantante esprime un forte desiderio di adozione. Vorrei salvare un bambino già nato, afferma con convinzione, spiegando come questa scelta nasca da un mix di paure personali e di genuino desiderio di fare la differenza nella vita di un piccolo bisognoso. Elettra non nasconde le difficoltà incontrate nel perseguire questo sogno, descrivendo un percorso costellato di ostacoli burocratici e pregiudizi sociali. Ho trovato molte porte chiuse, ammette con una punta di frustrazione, ma continuerò a battermi per questa causa. Si potrebbe fare molto di più per semplificare il processo di adozione. Questa rivelazione getta una luce completamente nuova sulla personalità di Elettra Lamborghini. L'immagine della ragazza ribelle e spregiudicata lascia spazio a quella di una donna matura, consapevole e desiderosa di lasciare un'impronta positiva nel mondo. La sua determinazione nel voler offrire una casa e una famiglia a un bambino in difficoltà rivela una profondità di carattere che va ben oltre le apparenze. Le parole di Elettra ci invitano a riflettere su come le percezioni pubbliche possano spesso essere fuorvianti, mascherando la vera essenza degli individui di fama. Ci spingono a riconsiderare i nostri pregiudizi e a guardare oltre la superficie scintillante della celebrità per scoprire l'umanità che si cela dietro i riflettori. Inoltre, la sua testimonianza apre un importante dibattito sul tema dell'adozione in Italia e sulle barriere che ancora oggi ostacolano questo gesto d'amore. Elettra si fa portavoce di una generazione che desidera fare la differenza, che vede nella genitorialità non solo un desiderio personale ma un'opportunità per contribuire positivamente alla società. Il racconto di Elettra Lamborghini ci lascia con diverse domande su cui riflettere. Quanto conosciamo davvero le persone che ammiriamo da lontano? In che modo le celebrità possono utilizzare la loro influenza per sensibilizzare su temi sociali importanti come l'adozione? E soprattutto, siamo pronti come società ad abbattere i pregiudizi e facilitare il percorso di chi desidera aprire il proprio cuore e la propria casa a un bambino in cerca di amore? Che cosa ne pensate della scelta di Elettra Lamborghini? Fa bene a non voler avere figli propri? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.